E siamo in diretta, quindi tutto quello che diciamo da adesso verrà conservato per i posteri. Benvenuta! Grazie, fantastico qua, incredibile. Sei la prima ospite di questa edizione numero 45. Prima ero di là e sbirciavo il tuo arrivo. Ho detto, arrivata bella come una fata primavera che si becca però questo caldo assurdo dell'estate. Sì, ma mi sono vestita così ovviamente per tutti questi ragazzini. E sono una specie di fata turchina vivente. Senti, arriva la proposta di venire qua al Festival di Geffoni, ok? Mi piacerebbe capire qual è stata la tua prima reazione. Beh, fantastico. Da un lato ho una paura dei bambini, perché anch'io sono una bambina, quindi mi rapporto, diciamo, al pari. Ma dall'altro io amo assolutamente i bambini e per me è fantastico essere qua ed è una bellissima esperienza. Sai, ti faranno tantissime domande poi in sala Truffaut. Sì, sono spaventata. Ti hanno raccontato qualcosa? Sì, ho veramente miedo. Senti, il tema di quest'anno, la parola, la frase chiave è Carpe Diem. Sì. Se dovessi dire Tea Falco, Carpe Diem, due punti, che ti viene in mente? Solo Carpe Diem, è una frase che dal film che rappresenta la mia infanzia, il film di Robbie Williams, e per tutta la vita l'ho portato nella mia memoria. Bisogna cogliere l'attimo, sempre. Curiosità mia personale, perché non so se voi lo sapete, ma lei è una fotografa bravissima. Io voglio sapere quando è che possiamo vedere nuovi scatti, nuove mostre. Non lo so, spero prima di fare un film, in realtà, di fare foto. Grazie, grazie mille. A te, grazie a Divertiti. Mi divertirò, grazie. Te a falso. Ciao.